Allora, siamo all'interno del Museo della Civiltà Contadina di San Nicola alla Strada in occasione della festa per i 3 anni del movimento Strade Nuova di San Nicola alla Strada. Siamo con il consigliere comunale e capogruppo del movimento Strada Nuova di San Nicola alla Strada, Eligia Santucci. Buonasera. Allora, dottoressa Santucci, cosa si prova a festeggiare i 3 anni di questo movimento? Buonasera, questa sera si festeggiano i 3 anni dell'associazione Movimento Strada Nuova. In realtà la stessa è nata 3 anni fa come proprio un'associazione mossa ovviamente per scopi sociali e politici, che ha unito una serie di molti esponenti locali. In primis c'è stato il fondatore Antonio Megaro, che unitamente all'altro consigliere comunale Raffaele Della Perù sono divenuti poi successivamente i rappresentanti politici di questa associazione. Oggi cosa festeggiamo? Oggi festeggiamo 3 anni di attività e assume un ruolo fondamentale perché è il primo compleanno dopo il risultato raggiunto dall'associazione Movimento Strada Nuova proprio dal punto di vista politico. Alle ultime elezioni amministrative il Movimento Strada Nuova ha creato una propria lista civica e ha presentato un proprio candidato sindaco. Successivamente il ballottaggio ha appoggiato il sindaco attualmente in carica, quindi il sindaco all'avvocato Vito Marotta, e da questa fusione è nata quindi una nuova maggioranza, una maggioranza in cui quindi lo stesso Movimento Strada Nuova è uscito consolidato, perché comunque oggi ha 2 consiglieri comunali, oltre un assessore ai lavori pubblici che ha anche quindi una carica di vice sindaco. Per cui oggi è di particolare importanza, è molto significativo, perché non è un compleanno normale come quelli che sono stati festeggiati nei 2 anni precedenti, ma un compleanno consolidato, perché dopo il lavoro di questo gruppo di amici e quindi soprattutto lo sforzo fatto dagli stessi in questi 3 anni di lavoro, sono riusciti ad acquisire la fiducia di tutti i cittadini e del popolo sannicolese, per cui prendere 2.000 voti di preferenza alle ultime elezioni ed avere una rappresentanza quindi politica. Dottoressa Santucci, allora il movimento sarà un canale preferenziale tra cittadini e comune per problematiche sociali, culturali ed economiche che riguardano la cittadina di San Nicola alla Strada? Certo, e questo è l'obiettivo fondamentale che si pone il Movimento Strada Nuova, e molto probabilmente è stato anche l'elemento premiante, quello che ha spinto i cittadini a dare 2.000 preferenze. È stata soprattutto la vicinanza che tutti gli esponenti e allora candidati hanno sempre avuto rispetto alla popolazione e ai disagi dagli stessi vissuti, per cui oggi il Movimento Strada Nuova si pone proprio come obiettivo quello di essere il canale, e anche il canale per far confluire direttamente nell'amministrazione quelle che sono le esigenze fondamentali. Quindi oggi abbiamo una responsabilità importante, è quella da fungere da collante tra l'amministrazione e la popolazione. Ringraziamo la dottoressa Eligia Santucci per averci concesso l'intervista. Dal Museo della Civiltà Contadina di San Nicola alla Strada è tutto.